ciao Venaga, bentornati qua su The Nerd Herd Station, puntatone eccezionale di Emuliamo, la rubrica atta ad insegnarvi e farvi muovere i primi passi nel bellissimo mondo dell'emulazione. Ma di cosa andiamo a parlare oggi? Beh, ve lo dico dopo che avete messo un bel mi piace qua sotto, condiviso il video, iscritti al canale e azionato la campanellina. Mi raccomando, vi ricordo anche il gruppo Telegram ufficiale del canale di The Nerd Herd Station, molto attivo e pieno di gente preparata e valida che vi saprà aiutare per ogni vostra esigenza. Tra le altre cose ringrazio il buon Marco, Paolo, Rick Run e via discorrendo. Poi vi ricordo anche il canale Instagram e Facebook, ma detto ciò io passerei al succo e quindi sigla. Ed eccoci qua, a grande richiesta andiamo a trattare l'emulazione per una delle console più amate di sempre. Console di casa Sony, PlayStation 3, o 3 all'americana, insomma, come, anche così, cioè, possiamo fare varie cose con le manine per dire PlayStation 3. Per quanto riguarda l'emulatore non è altro che l'RPC S3, un emulatore ancora ovviamente in fase non proprio embrionale, molte cose ci girano bene ma non ha la stabilità che può avere l'emulatore che vi ho fatto vedere sia per PlayStation 1 che PlayStation 2, che sono pressoché, con le PlayStation 1 è perfetto, con le PlayStation 2 rasenta la perfezione, questa ancora bisogna lavorarci un po', ma con le ultime release che andremo a vedere oggi ci potremo levare qualche buona soddisfazione. Preventivamente vi dico che ci vogliono dei computer abbastanza performanti, fascia medio-alta, più tendente verso l'alto, quindi poi non mi venite a chiedere qua sotto un notebook HP del 1996, vorrei giocarci con God of War Ascension, no, non si può. Quindi già lì scartiamo questa fetta per ogni tipo di domanda qua sotto, ma andiamo direttamente sul nostro browser internet. Ed eccoci qua, siamo qua sul sito principale ufficiale del nostro emulatore open source, ovviamente ha la sua sezione Patreon. Mi prendi per il c***o. Ovviamente alla sua sezione Patreon, qua in alto a destra, dove potete, se volete, fare una piccola donazione e aiutare il nostro caro amico sviluppatore che ci regala tanti bei momenti di gioco. Ma non andiamo ad indugiare oltre con i discorsi, entriamo nel vivo del tutorial. Vi lascerò i link dei siti che vedete utilizzati durante questo tutorial, sono tutti qua sotto nella description, ok? Quindi dopo essere venuti su questo sito ufficiale, noi non facciamo altro che andare in download, chiudiamo questa disclaimer e poi andiamo a scaricare latest build, l'ultima versione, l'ultima release per il nostro sistema operativo, nel nostro caso, nel mio caso e anche nel vostro, Download for Windows. E noi gli diamo salva con nome, io sto utilizzando Edge come di mio solito, e andiamo a creare una nuova cartella e la chiamiamo RPCS3 e scarichiamo direttamente al suo interno. Oppure più semplicemente scarichiamo i file sul desktop e poi li trasciniamo dentro questa cartella. Ok, ci siamo. Fatto questo, non facciamo altro che tirare giù per qualche istante il nostro bellissimo browser internet ed andiamo ad aprire la nostra cartellina. Doppio clic e la si apre. Qua abbiamo il file RAR o ZIP, quindi è un file archivio che abbiamo appena scaricato. Per estrarlo potete utilizzare semplicemente o WinRAR nella sua versione free, che vi darà comunque dei disclaimer quando l'aprirete, ma niente di grave, oppure WinZip, la suite di decompressione gratuita offerta da Microsoft, link anche di quello qua sotto in descrizione, ok?
non facciamo altro ora che tornare sul nostro internet e andiamo al secondo link che vi offro qua sotto. È il link del firmware ufficiale di PlayStation, quindi per quello ve lo posso linkare. Non fate altro che download PS3 update e lo andiamo a salvare nella cartellina che abbiamo poc'anzi creato. Aspettiamo il tempo debito perché si scarichi il firmware, perché comunque un pochettino ci vuole, e ci troviamo alla fine dello scaricamento. Ed eccoci qua, appena finito di scaricare, tiriamo giù la nostra nostro browser ed andiamo a lavorare finalmente sull'emulazione. Allora, estrarre l'archivio dell'emulatore RPCS3, come facciamo? Tasto destro, estrai qui. Se avremo tutti i file belli spiattellati qui sulla nostra cartellina. Fatta questa azione, il nostro file RAR o zip che dir si voglia, possiamo levarcelo di tra e lo cancelliamo. Ok? Fatto questo, adesso andiamo ad aprire, trasciniamo per comodità, ve lo consiglio questa azione, l'emulatore, vedete il file .exe, ce lo trasciniamo qua sulla barra delle applicazioni per averlo sempre a portata di mano. Fatto ciò, tiriamo giù la cartellina e andiamo finalmente a fare la nostra prima apertura dell'emulatore. Quindi clic sulla nostra icona. Allora, andiamo altro, abbiamo questo disclaimer, andiamo a cliccare su entrambe le voci e diamo continue. Ed ecco qua l'interfaccia del nostro emulatore. E qui iniziamo con le nostre belle cose chiamate settaggi, ok? Cosa più importante da fare è installare il firmware, cioè quel file che vi ho fatto scaricare prima. Ma come si installa? Si va su File, Install Firmware. Beh, niente di più semplice, ovviamente. Cosa volevate cercarvi? Andiamo a scegliere il file scaricato prima, quindi ps3updat.pup. Eccolo qua. E gli diamo apri. E lui farà l'installazione del firmware, in questo caso è il 4.87. Vi verrà questo avviso di avvenuta installazione con successo. Flighiamo per non rivederlo un'altra volta e gli diamo ok. Ora andrà a compilare tutti i moduli del firmware. Ci vorrà un pochetto, quindi armatevi di pazienza e ci vediamo a fine compilazione dei moduli PPU. Amico mio. E eccoci qua, siamo arrivati alla fine della compilazione del modulo PPU, quindi il nostro firmware è ben installato. Qui, arrivati a questo punto, andiamo a fare il settaggio del controller, insomma. Andiamo qua nella sezione pads. Andati qua nella sezione pads, questo è il joystick di PS3, quello che viene dato lì, quindi DualShock, no? Semplice. Andiamo in handlers per scegliere qual è il joypad che noi andremo a utilizzare. Nel mio caso ho un joystick proprio di PlayStation 3 attaccato, spero si veda un pochettino meglio, ma insomma attaccato al PC mediante poi un programmino che poi forse un giorno di questi vi farò vedere. Quindi basta che vado a scegliere DualShock 3 ed esso verrà impostato in automatica. Se avete un DualShock 4, ovviamente stessa zolfa, potete usare anche il DualSense di PlayStation 5. X input è per i joypad di Xbox 360, Xbox One etc. Quindi andiamo a prendere il DualShock 3, gli diamo un bel refresh e lui me l'ha ovviamente già settato per bene. Quindi gli diamo un bel save e con il pad siamo a posto.
cosa bisogna fare adesso? Creare la nostra lista giochi, la cosa più importante, i giochi che abbiamo comunque scaricato o dampato dalle versioni fisiche che abbiamo in nostro possesso, obviously. Quindi andiamo su File, qua in alto a destra, e andiamo a cercare la cartellina dove abbiamo messo i nostri giochi. Io ho un hard disk a parte, metto Games, seleziono cartella, e ecco qua, magicamente, ho tutta la lista dei giochi che ho disponibili su la nostra cara PlayStation 3. Ve l'allargo un pochettino con questa barra, vedete questa qua in alto? Ovviamente non è altro che la barra. Quindi, cosa succede? Come potete già vedere, andiamo a esaminare, per esempio, Bayonetta. Bayonetta vi dà icona, nome, il seriale di riconoscimento del gioco, la versione, vi dice anche che c'è un update available, cioè c'è un aggiornamento disponibile, categoria, vi dice che è il disco, perché ci sono anche delle ROM che vengono scaricate in modalità PlayStation Network e quindi hanno un'altra estensione, ma comunque sono giocabili, hanno bisogno però di un minimo di, poi bisogna riguardarle. Supported Resolution vi dice la risoluzioni che le risoluzioni, scusate, che vengono supportate da codesto gioco. E poi c'è Let's Play, ed ovviamente vi dice quando è stata l'ultima volta con cui avete giocato col gioco anzi detto, time played, quanto ci avete giocato in totale, lui registra tutto, se siete guardati tipo la macchina che vi guarda dall'alto, un po' tipo Grande Fratello, e poi, cosa non meno importante, la compatibilità, playable 2019-0204, questo è un report ovviamente datato 2019-0204 e vi dice che è playable. Ci sono altre scritte come in game, quindi questo ci puoi, ti dice anche game the hater can be can't be finished, have a serious glitch, quindi non è giocabile per intero, mentre playable lo portate fino alla fine. Intro, praticamente non passate il menu, vi fa vedere solo l'intro del gioco, appena arriva al menu crasha e così via. Poi ci saranno quelli direttamente non giocabili, per esempio, purtroppo God of War Ascension ci dice che non può essere finito, ha dei gravi glitch ed è insufficientemente performante. Ma tutto ciò ci rimanda a un'altra cosa. Torniamo sul nostro browser internet, andiamo sul sito ufficiale da dove abbiamo scaricato e ci sarà la lista di compatibilità. Voi andate a vedere prima di andare a scaricarvi giochi, che comunque sono pesanti, quelli di PlayStation 3 vi portano via tempo, poi li dovete cercare tutto il resto. Andiamo nella lista e cerchiamo cliccando qui playable, vi farà vedere solo ed esclusivamente quelli giocabili, ed ecco qua tutta la lista, vedete Amen, Abyss Odyssey, SDC e via scorrendo, tutti divisi, e quindi vi conviene prima farvi un giretto qua prima di scaricare i giochi. Torniamo al nostro emulatore dopo essere usciti di qui ed andiamo adesso a fare alcuni settaggi di configurazione, quelli che ci piacciono ovviamente tanto. Quindi andiamo su Configuration in alto a sinistra, ma vamo a speak bene, CPU la prima voce in alto a destra, e si apre questo bellissimo e fantastico nonché esoterico menu, ve lo allargo per una più buona e ottima visione. Allora, in questa sezione, la prima che si apre CPU, lasciamo le selezioni di default, sono comprovate che sono le migliori per adesso, quindi le lasciamo così com'è. Ma passiamo alla scheda però GPU, cioè la nostra cara bellissima scheda video. In render tendenzialmente lasceremo Vulkan. Ora, cosa sono le Vulkan? Andiamo a ripeterci, sono delle API per schede video. Se la vostra scheda video, indipendentemente che sia
Nvidia o AMD supporta le API Vulkan, vi consiglio vivamente di lasciare esse come scelta. Torno a ripetere, se avete un computer desktop o portatile che sia senza addirittura scheda video dedicata, scordatevi di utilizzare questo emulatore, quindi potete anche chiudere qua il video e andare a farvi una birretta con gli amici. Ah no, siamo in zona rossa, non si può. Comunque, GPU render Vulkan, andiamo a mettere default resolution qua alla destra, la lasciamo come 1280x720 come raccomandato, ma andiamo però a cambiare resolution scale da 50, la portiamo nel nostro caso a 150%. Vedete che c'è venuto scritto 1920x1080? A 150% vi andrà ad aumentare, a riscalare, a fare un upscaling, scusate, della risoluzione fino al 1920x1080, che è il Full HD. Nel caso in cui ovviamente avrete delle schede video, ma per forza, se no non gira il emulatore, che arrivano almeno al Full HD, e ovviamente un monitor che supporti il Full HD. Vi ho già fatto vedere le fine volte come si fa a vedere se il monitor è in Full HD, quindi andate su uno spazio libero del vostro desktop, tasto nero, pannello di impostazioni, schermo, e da lì andate a vedere come è configurato il vostro schermo, qual è la risoluzione massima che può supportare. Io mi sono fermato a 150%, ma si può andare anche a 2K, 4K, quanto più vi pare, a seconda delle prestazioni del vostro computer. Ok, fatto questo, gli diamo un bel applica e salva. E niente di più semplice. Ma direte voi, ora possiamo giocare finalmente? No, ovviamente no. Ci sono alcune piccole migliorie che possiamo fare, che vi consiglio vivamente di fare. Prendiamo in esaminazione un gioco. Prima di lanciarlo, io vi consiglio di andare sulla pagina, quindi Wiki, quindi è il terzo link che vi ho messo qua sotto, RPCS3 Wiki. A cosa serve? Questa pagina, scrivendo nella search bar, questa qua in alto, il titolo del gioco a cui volete giocare, e vi fa trovare i settaggi ottimali. Vediamo un po', nel mio caso, il gioco che voglio ottimizzare adesso, in questo momento, God of War, e vediamo cosa salta fuori. God of War Collection, God of War Ascension. Eccolo qua. God of War Ascension ce lo dava come non giocabile completamente. Qui ci dice, come potete vedere, configurazioni, la CPU configuration, CPU block size, improved format doesn't seem to reduce stability, advanced configuration, vi dice alcune configurazioni che potete fare su questo gioco specifico, special note, eccetera eccetera. Quindi ogni volta che volete provare un gioco nuovo, venite qua e andate a cercare informazioni. Ed eccoci qua, torniamo al nostro emulatore dopo aver fatto questo girittino nel nostro wiki preferito per RPCS3, ed andiamo quindi sull'icona, andiamo a fare qualche operazione sull'icona del gioco. Continuiamo con Bayonetta, tasto destro sull'icona, e andiamo a creare delle custom configuration. Create custom configuration. A cosa serve questo? Allora, voi vi siete fatti la configurazione generale dell'emulatore prima. Facendo così su ogni titolo, grazie al wiki che abbiamo visto prima, potrete creare delle configurazioni personalizzate per ogni gioco, quindi ognuno di essi, anche con la vostra esperienza, riuscirete piano piano a ottimizzare ogni singolo gioco nel migliore dei modi possibili. Facciamo questo, ora andiamo a settare le patch relative ai giochi in nostro possesso. Quindi chiudiamo questo e andiamo su Manage, Game Patch, con l'S finale,
E qua bisogna flaggare questa voce in alto a destra. Only show owned games. Cosa significa? Che vi farà vedere solamente le patch dei giochi in nostro possesso. Fatto così, non facciamo altro che cliccare adesso su download latest patches e lui andrà a scaricare le patch relative ai giochi in nostro possesso. Molto veloce, come avete visto, cliccare adesso su ok e andiamo ad analizzare questa schermatina delle patch. Allora, come potete vedere, nel mio caso c'è per tutti i titoli questa patch che serve come da applicare a tutti i giochi, quindi per disabilitare S+MNA. Quindi basta andare a cliccare su tutte queste, le andiamo ad abilitare e dovrebbe risultare un po' tutto più fluido. Facciamo così in diretta insieme. Oh, poi ci sono le patch per Hatsune Miku, per esempio. Ecco qua. Per andare a 60 fps. Oppure JoJo Bizarre Adventure, anche esso a 60 fps. O se no abbiamo anche Kingdom Heart. E c'è addirittura la patch per 21 noni aspect ratio e 60 fps. Stessa cosa vale per la sua cosa, per il suo DLC, Chains of Memory. Una volta fatto questo, non facciamo altro che apply e save. Andiamo ora a cambiare la lingua del sistema, quindi configuration system. Allora, console language, noi gli diamo ovviamente italiano. Console region, gli diamo Europa. E keyboard type, gli diamo la nostra bellissima, vediamo appena la trovo, tastiera italiana. Gli diamo un bel apply e save. Quindi adesso la nostra console è in italiano. Chiudiamo l'emulatore e lo andiamo a riaprire per avere la sicurezza di aver fatto tutti i passaggi per bene. Quindi torniamo in configurazione system e vedete che tutto è andato per il verso giusto. Quindi a questo punto non ci resta altro che lanciare un gioco e vedere come va tutta la storia qua. Quindi lanciamo Bayonetta, doppio clic sull'icona. Allora, come potete vedere, non è proprio fluidissimo all'inizio. Considerate che non ho un PC enormemente prestante, in più sto anche registrando con OBS, tre schermi attaccati, forse sto un po' anche chiedendo un po' troppo. In alto a sinistra potete vedere gli FPS, questi qua, vedete? Queste cutscene che io andrei a saltare e andiamo a vedere direttamente il gioco. Qualche glitch ovviamente. Ecco qua, difficoltà normale. Ed ecco qua il risultato su Bayonetta, per esempio. Il risultato non è nient'altro che questo. La vibrazione, non so se riesco a farvela sentire, funziona la stragrande del joystick, ma per quanto riguarda allora, i comandi li prende anche, ma se a causa dei vari glitch, ma diventa praticamente quasi ingiocabile. Potrei provare ad ottimizzarlo in qualche modo, ma al momento no. Quindi andiamo a chiudere il gioco e ne lanciamo un altro per controprova di quelli che ci dice playable. Ok, l'audio è praticamente inascoltabile.
Però vi dico, questa cosa è molto sfalsata dalle potenzialità del mio PC. Perché purtroppo devo anche registrare quello che vi faccio vedere. Allora, proviamo una modalità. E andiamo a vedere in game come si comporta. Ed ecco qua. Se cliccate due volte uscite dalla modalità schermo intero. Così vi faccio vedere anche gli FPS, che sono questi qua in alto a sinistra. E questo è JoJo Bizarre Adventure. Io direi di andare alle conclusioni. Quindi chiudiamo il gioco. Allora, come avete potuto vedere, è pieno di glitch grafici, quindi sembrerebbe del tutto ingiocabile. In realtà, se non state sfruttando la scheda video come faccio io per registrare anche con OBS e ci sono altri vari programmi aperti qua e là, voi cliccando con il destro sul gioco Exchange Custom Configuration, per ogni gioco potrete farvi la vostra configurazione andando a settare alcune voci come il decoder, la GPU, potete abbassarla invece di mettere a 1920x1080, la mettete se, per dire 640x360, quindi andrà in downscaling. E magari risparmierete qualche risorsa extra che vi potrà far girare meglio il gioco, oppure potete cambiare il render da Vulkan o OpenGL perché magari la vostra scheda grafica non lo supporta. Sono tutte piccole accortezze che dovrete fare voi in base alla vostra attrezzatura di gioco. Quindi andiamo adesso alle nostre conclusioni. RPCS3, bell'emulatore, direi che ha fatto passi da gigante. Ripeto, ci vuole una configurazione PC desktop preferibilmente, perché i portatili danno qualche problema di compatibilità, a meno che non abbiate dei portatili da gaming, ma capisco che i costi sono molto elevati, ma alcuni di voi magari ce l'hanno. Se no, PC desktop con elementi di fascia medio-alta tendente verso l'alto, quindi delle CPU molto recenti e performanti, così come delle GPU, cioè delle schede video, e una bella RAM, preferibilmente tutto con sistema operativo montato su un bel SSD ultra veloce. Quindi, detto questo, io vi dico come sempre di mettere un bel mi piace qua sotto al video, iscrivervi al canale, condividete e azionare la campanellina. Questo emulatore rimane per adesso un esercizio di stile che però su molti dei vostri PC sono convinto che girerà alla stragrande. Fatemelo sapere con i commenti qua sotto se questo emulatore sulla vostra configurazione da gaming gira per bene o anche a voi dà questi problemi, che non è che li dà perché non so configurarlo, le configurazioni giuste sono quelle che vi ho dato, prese ovviamente direttamente dal sito, poi sono andato anche a fare delle ricerche, infatti mi ci è voluto un po' prima di fare questo video per trovare quelli ottimali. Per ogni gioco vi consiglio ad andare a fare le impostazioni personalizzate per ogni gioco. Rimaniamo a vostra disposizione sul canale Telegram t.me/thenerdherdstation, dove possiamo approfondire i nostri dubbi, perplessità, magari scambiarci qualche link utile di quelli che chiedete sempre, ma non posso mettervi qua pubblicamente, e tante facche e soluzioni.
pieno di gente volenterosa e appassionata di emulazione, retro gaming e quant'altro, quindi vi consiglio anche solamente di farci un giretto, comunque tutta gente simpatica ed educata. Poi canale Instagram e pagina Facebook, spaccate il mi piace, insomma iscrivetevi, fate tutto quello che dovete fare, dubbi per perplessità sono qua per voi, e se avete anche qualche consiglio utile su come far girare questo emulatore nel migliore dei modi, sono tutte orecchie, pronto a farci anche un altro video. Vi ricordo anche la programmazione con Emuliamo, la top 7 e le live settimanali di questo fantastico canale. Con me o solo io o con Linda ci troverete comunque in live. Le live sono alle ore 9:30, mentre i video escono alle 8:30. Ciao raga e stay tuned!